delle donne e benvenuti su Women Chic. Eccomi tornata oggi con uno dei miei video super succosi perché vi mostrerò tantissime novità che sono uscite in questo periodo, come sempre in azione e con tutte le mie prime impressioni. E mi raccomando, rimanete fino alla fine del video perché ci sarà un regalo per una di voi e quindi alla fine ne saprete di più. Allora, iniziamo con due prodottini che potete trovare su Amazon e che poi, insomma, vedrete in utilizzo durante la descrizione degli altri prodotti che vi mostrerò. E sto parlando di due tools per l'applicazione del make-up, in particolare queste spugnette. Questa è la scatolina, che sono il dupe delle Blendyful di Tati Beauty. E sono stata molto incuriosita da queste spugnette, ma visto il loro costo e visto che arrivano dall'America con dogana, sono sempre stata un po' restia a prenderle. E poi ho sentito in diversi video che questi sono il dupe perfetto delle Blendyful e ho deciso di acquistarle su Amazon. Il costo è abbastanza basso rispetto alle Blendyful, mi sa quasi la metà. Vi lascio comunque poi il link in info box. E queste sono le due spugnette. Ora sono un po' umide perché le ho utilizzate per mostrarvele in azione e poi le ho lavate appunto per mostrarvi che anche dopo il lavaggio non si sono rovinate. Allora, qui sono prima del loro utilizzo e qui ve le rimostro, sono praticamente dopo il lavaggio. Io per lavarle ho utilizzato il sapone che uso per le Beauty Blender per i pennelli, in questo caso quello di Beauty Blender al carbone, che disinfetta molto bene le mie spugnette, li lavo molto bene, sono soddisfatta. Questo l'ho preso sul sito di Douglas. Bene, come dicevo, poi vi mostrerò in azione queste spugnette mentre mi trucco e quindi mentre provo alcuni prodotti che vi mostrerò in seguito, e ve li metto in comparazione con i classici tools da trucco, e cioè dei pennelli. Ma questa volta mi mostro un set di pennelli veramente speciale, che sono tutti questi, che mi sono stati omaggiati anche questo da un sito che rivende su Amazon, che si chiama AimGo. Sarebbe la stessa compagnia di Duayu, non so se ne avete mai sentito parlare, però questa è la linea più professionale. Allora, innanzitutto mi sono arrivati in questa pochette di ecopelle, che c'è anche così la stringhetta per portarlo come crutch, col bottone dentro il rivestito. Il set è formato da 15 pennelli viso e occhi. Quelli viso mi sono arrivati tutti con questa retina di protezione, e per il viso trovate questo, che sono morbidissimo, a punta. Io l'ho già lavati due volte per mostrarveli puliti, l'ho anche puliti con l'Avio, che sapete che è un po' aggressivo per i pennelli, non si sono fatti nulla, non ho perso di morbidezza, non ho perso peli, quindi devo dire di ottima qualità. E anzi, ne approfitto per mostrarvi anche il manico, che è in legno, questo color champagne rosato, e qui è un rose gold. Sono molto solidi, morbidi, veramente seta, devo dire veramente fantastici, anche se dei pennelli low cost. Poi ho trovato questo da Cipria, o per le polveri in generale. E poi c'è questo qui tagliato, anche questo non ha le setole molto molto fitte. E poi per il fondotinta, ecco, il sito consiglia questo tagliato, ma è piccolino e quindi, ecco, secondo me ci vuole un po' di tempo per fare l'applicazione su tutto il viso, ma è ottimo per il correttore, poi vi mostrerò. E poi per finire c'è questo, che ha questa forma concava, che è perfetto per abbracciare gli zigomi e applicare l'illuminante. Poi ci sono questi per gli occhi. Allora, c'è quella lingua di gatto classico, che è uno dei miei pennelli preferiti perché lo potete utilizzare sia per l'applicazione satura degli ombretti che per i correttori, mi piace molto. E poi da sfumatura trovate questo, che mi piace molto, sono tutti veramente morbidissimo. E questo che è tagliato ed è l'unico che c'ha questo pelettino fuori posto, ma è l'unico in cui i peli non sono, insomma, perfettamente tagliati. E poi a punta troviamo questo, che è un pochino più rigido e più affusolato, mentre questo è un pochettino più morbido, quindi molto carini. Poi questo per le sfumature più ampie. Poi invece abbiamo come pennelli rigidi questi tre. Questo è tagliato in obliquo, questo in orizzontale e questo invece è tubolare. Carino anche appunto per gli ombretti in crema, anche questo per il correttore. E poi questo pennello doppio per le sopracciglia, quindi
il pennellino angolato piccolino e la spazzolina per pettinarle. Mi sembra un set veramente di alta qualità, bell'aspetto, ben fatto, quindi ve lo consiglio assolutamente perché lo costo, ma come vi dicevo prima, una di voi potrebbe ricevere a casa in omaggio proprio dal brand questo set di pennelli seguendo le istruzioni che poi vi darò alla fine del video, quindi mi raccomando, aspettate il finale. Allora, ve li mostro questi tools in azione con dei nuovi prodotti che ho acquistato. Allora, innanzitutto partiamo dalla base. Voglio parlarvi anche oggi di un nuovo fondotinta. Io comunque vi lascio qui la playlist di tutti i fondotinta che vi recensisco e che vi mostro in azione. E questa volta vi parlo del nuovo fondotinta di Clinique, fondotinta appunto che ha questo pack goccia bellissimo. Vabbè, il suo pack esterno è il solito, è rivoluzionario perché è il primo fondotinta con dentro tre sieri. Innanzitutto è l'evoluzione del Even Better Foundation, questo si chiama Even Better Clinical. E qui vi lascio la scheda comparativa tra i due fondotinta. L'altro io l'ho solo provato in un campioncino, però non è molto coprente, mentre questo è veramente invece molto coprente, molto 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 sottile. Allora ve lo mostro applicato da un lato con appunto la nuova spugnetta di cui poi vi darò il mio parere finale alla fine del video e da una parte con la classica Beauty Blender. E nel frattempo vi racconto un po' di questo fondotinta. Allora, questo fondotinta l'ho trovato in 42 tonalità, ha una protezione solare 20, ma la cosa più importante è che è composto da tre sieri, da vitamina C, dall'acido salicilico, dall'acido ialuronico e poi dal complesso proprio dell'Even Better di Clinique, che è l'UP302 si chiama, che serve appunto per schiarire le discromie. La vitamina C sapete che rende il viso luminoso, l'acido ialuronico idratante e rimpolpante, l'acido salicilico aiuta la pelle per il ricambio cellulare. Ma la particolarità che mi fa amare questo fondotinta è che è coprente dalla prima passata e soprattutto col passare delle ore ha una lunghissima durata e migliora l'aspetto della mia pelle, perché avendo anche questo effetto trattamento e curativo del viso, mi rende la pelle idratata e bella fresca fino a sera. Non mi fa lucidare, è sottilissimo, non lo sentite assolutamente sul viso. Certo, non è no transfer, quindi sulla mascherina un pochino si sta. Però devo dire che è molto confortevole. Ecco, e utilizzandolo, io già lo sto utilizzando da più di una settimana tutti i giorni, sicuramente avrete anche un effetto giovamento così sulla pelle. Quindi mi piace veramente tanto, quindi ve lo consiglio. Come avrete potuto notare, l'applicazione sia con la blender che con la spugnetta è abbastanza uniforme. E certo, c'è da dire, e quindi primo difetto di questa spugnetta è che ne consuma un bel po', cioè io con tre pump ho fatto una guancia ma non l'ho coperta a livello totale, mentre con la blender ha una copertura migliore. Col pennello, essendo molto molto liquido, invece fa delle striature, quindi lo consiglio da applicare con la Beauty Blender, insomma con una blender. E da Sephora, acquistando uno dei fondotinta nuovi di Clinique, vi viene dato in omaggio questa pochettina dove all'interno trovate delle mini size. Allora, innanzitutto trovate una mini size di questo 2 in 1, lo struccante all'acqua micellare, la Super Defense Night, quindi una cremina da notte, questa cremina da giorno con la protezione F25 e un mini mascara, quindi carini anche per la skincare. Allora, andiamo avanti col make-up. Il prossimo prodotto che voglio presentarvi è una delle nuove palette di Urban Decay. Allora, Urban Decay adesso è uscita con l'ultimissima Naked Wild, che io ho visto anche dal vivo e non mi piace, non mi ha attirato assolutamente. È uscita con quattro mini palette chiamate Decade, perché appunto si rifanno ai quattro decenni che hanno caratterizzato la musica e anche il colore nel make-up. E in particolare sono questi nella foto. Allora, c'è la palettina dedicata agli anni 70 che si rifà a tutti i colori, la disco music, quella dedicata agli anni 80, quindi a colori pop, bellina perché ha anche la forma di musicassetta, poi quella
quella che si rifà agli anni 90, che si ispira al grunge, e quella anni 2000, quindi al millennium, alla musica hip hop e rock and blues. E io ho preso quella non tanto per lo stile di musica o per il packaging, ma perché mi piacevano molto i colori. È formata da un mini specchio da 6 cialde, si apre il libro, questa è la palettina ancora in tonza, e io devo dire che questa palettina ho avuto modo di testarle a fare diversi look. Innanzitutto vi mostro gli swatch. Come potete notare, i toni sono prevalentemente caldi, sono quasi tutti luminosi, eccetto quel rosso bruciato che ha dei piccolissimi glitter dorati, ma non si notano una volta che poi ve lo sfumate sulla palpebra. E poi l'ultimo è un duochrome, abbiamo quel grigio antracite color asfalto brillante, cioè sono molto belli, ma sul braccio non rendono quanto rendono sugli occhi. Vi mostro qui qualche look che ho realizzato in questi giorni. Ho cercato di utilizzare per ogni make up tutte e 6 le colorazioni, ma disponendole in maniera diversa, quindi ecco, ne potete creare diversi. Questo è il make up che io indosso da 4 ore. E forse è l'unico che nel corso delle ore ha sbiadito meno, perché gli altri dopo un po' di ore tendono un po' a sbiadire e perdere quel loro effetto metallizzato, brillante, però comunque non mi lamento. Gli ombretti sono molto sfumabili, hanno una bella scrivenza, bella pigmentazione, alcuni sono leggermente polverosi, ma veramente non mi sono dispiaciuti. Ecco, per gli amanti poi dei toni caldi, questa palette è molto molto carina e consigliata. Mentre vi sto parlando delle caratteristiche della palette, avrete notato che vi sto mostrando in azione gli ombretti proprio per farvi vedere il grado di pigmentazione, sfumabilità e anche di luminosità che hanno questi ombretti, e di conseguenza anche come lavorano i pennelli del set. Passando con il resto dei prodotti che ho applicato, delle novità, voglio mostrarvi chiacchieratissimo il nuovo mascara di Benefit, che è il Day Real Magnetic. Lo potete trovare in full size e mini size. Io, visto che sono piena di mascara e incuriosita dalla nuova tecnologia di questo mascara, ho deciso di prendere la mini size. Il packaging, guardate, c'è il ferro di cavallo, perché dovrebbe avere delle potenzialità magnetiche. Ora, voi sapete che io insegno fisica, quindi quando ho visto il video di presentazione, ho partecipato anche alla live, non mi convinceva molto dal punto di vista scientifico, perché anche come scrivono qui, come fa vedere il disegno, lo scovolino è dotato di un magnete, quindi se voi gli avvicinate dei pezzettini metallici, nello storsefora vi fa vedere che attira proprio le spillette della spillatrice. Questo, una volta che voi lo applicate sulle ciglia, sembra che dovrebbe allungarle all'infinito, ma io mi sono chiesta come sia possibile. La pasta, ci sono delle polveri minerali magnetiche che appunto tendono ad essere attratte dallo scovolino, quindi quando voi andate a passare il mascara sulle ciglia, lo scovolino ha attratto gran parte di queste polveri magnetiche che poi danno il pigmento alle ciglia, e quindi quando andate a passare sulla ciglia ne avete una alta concentrazione, che magari con gli altri mascara si disperdono all'interno del barattolino e sul pennello ne rimangono in minima quantità. Quindi la realtà è questo. Poi che le ciglia stiano in su è semplicemente perché avete più particelle volumizzanti, allunganti, che vi rendono le ciglia molto lunghe, cioè non c'è nessuna attrazione dalle ciglia, nessuna cosa strana o magica, è semplicemente questo. Che non mi sembra una cosa proprio super eccezionale, però c'è da dire, ora vi mostro qui l'applicazione, che il mascara promette quello che fa, perché promette una lunghezza estrema, e io devo dire che la lunghezza sulle mie ciglia c'è. C'è da dire che però non è molto volumizzante, ma questo, ecco, me lo immaginavo, perché non viene presentato come un mascara volumizzante. Riveste bene le ciglia, è un nero molto intenso, però ha bisogno di essere lavorato, quindi il meglio di sé lo dà con un paio di passate. Quindi, come avete visto, non è un cattivo mascara, è sicuramente più allungante del nuovo di Lancôme, il Lash Idol, di cui avevo parlato qui nella scheda, anche un po' più volumizzante, e anche lo struccaggio è abbastanza semplice, quindi è un mascara molto carino, perché ha bisogno di lunghezza, funziona. Certamente mi piace più del Day Real classico, che secondo me non era poi così tanto volumizzante. Altra
novità invece è un pezzo che ho preso della nuova collezione Primavera 2021 di Anastasia Beverly Hills. È uscito con questa collezione che ricorda la neve, il ghiaccio, è formata appunto da questi prodotti trasparenti, glaciali, ed è formata quindi da una cera innovativa per le sopracciglia per rendere l'effetto laminato, e due gloss, uno per lato, invece un effetto bagnato rimpolpante e poi un illuminante. Allora, il packaging è questo, quindi quell'esterno ricorda poi la cialda interna, il packaging è bianco rispetto a quelli soliti neri di Anastasia, poi solite dimensioni, questa è la cialda, ma me la mostro meglio qui nel video, è tridimensionale, ma avendo questi taglietti così rende poco e promette di dare un effetto bagnato al trucco. Io vi mostro l'applicazione come al solito con la mitica spugnetta, stavolta quella a cuoricino, e vedrete che con quella spugnetta non rende granché. Dall'altro lato, con il pennello, quello che vi dicevo del set di pennelli, con cui invece vedete che si deposita molto meglio, e poi ve la mostro con il classico pennello di Anastasia Beverly Hills, appositamente studiato per gli illuminanti, quindi è l'accoppiata vincente con il suo illuminante. Infatti vedete che ha questo effetto bellissimo, questo illuminante ha delle particelle dorate beige ghiaccio, e la cosa bella è che non ha spessore, è super sottile, non ha base colore, e quando viene colpito dalla luce dà veramente questo effetto bagnato. Certo è caldino, però insomma devo dire che la texture è veramente spettacolare, quindi veramente bellissimo. Io non ho il famosissimo illuminante fatto in collaborazione con Amresi, quindi non posso compararvelo, ma la texture mi piace molto, è diversa da tutti gli illuminanti, quindi se amate gli illuminanti senza texture, con questo effetto bagnato che non evidenzia nessuna imperfezione della pelle, io ve lo consiglio. Allora, queste erano le novità. Arriviamo alle conclusioni dei pennelli e della spugnetta. Io vi mostro qui, mentre vi dico la mia sulla spugnetta, l'utilizzo dei pennelli di questa appunto spugnetta pelusciosa, mentre applico gli altri prodotti. Vi faccio vedere l'applicazione appunto del correttore, che non è male, e l'applicazione col pennello. Come potete notare, l'applicazione con la spugnetta è più leggera, mentre col pennello, se desiderate un'applicazione più coprente, sicuramente il mitico pennello non sbaglia mai. E l'ho utilizzato anche per l'applicazione della cipria. Per quanto riguarda la cipria, non mi è dispiaciuto, ma è simile ai vecchi piumini della cipria, quindi assolutamente non male. E l'ho utilizzato anche per l'applicazione del bronzer in polvere, perché questo è indicato anche per i prodotti in polvere. Da una parte l'ho fatto con uno dei pennelli del set, e entrambi gli utilizzi non mi dispiacciono. E poi ecco, per l'illuminante ve l'avevo già mostrato prima. Poi l'ho utilizzato anche per il blush, ma il blush vedete che con il pennello non perde quell'effetto luminoso che ha suo di base. Questa spugnetta ve la consiglio se dovete portarla in viaggio, oppure se avete poco tempo la mattina per truccarvi, perché con questo applicate correttore, fondotinta, fate tutta la base, cipria, blush, illuminante, correttore. Certo, per gli occhi potrebbe essere un po' complicato, però con un pezzo solo fate tutto. E certo, per gli amanti come me della miriade di pennelli di tutte le forme, non c'è paragone, vincono a mani basse i pennelli, però sicuramente questo è un oggettino molto pratico per chi insomma non sa bene utilizzare i pennelli. È molto morbido, si lava facilmente, quindi non mi è dispiaciuto, ottima alternativa dupe di quello originale. Per quanto riguarda i pennelli, come avete visto, funzionano benissimo, e per accaparrarvi uno di questi set, il brand, quindi la compagnia, vuole insomma farsi conoscere, quindi mi ha chiesto di divulgare la loro presentazione, quindi di condividere questo video, quindi ve ne sarebbe grata sia l'azienda che io. Questo video non è sponsorizzato assolutamente, quindi io ho solo ricevuto in omaggio i pennelli, e quindi se volete partecipare, chiamiamolo così, a questo giveaway, condividete questo video e scrivetemi giù nei commenti "partecipo", scrivendomi dove lo condividerete, se su Facebook o su Instagram, e lasciatemi il vostro contatto, perché io poi vi contatterò quando farò l'estrazione, per farmi dare il vostro indirizzo, perché il brand vuole l'indirizzo per inviarvi il set. Se non mi seguite su Instagram e su Facebook, andate giù nell'info box e seguitemi anche lì, perché posterò anche
dei post sia su Instagram che su Facebook di questo set di pennelli, e va bene anche se condividete quel post lì, ecco, cioè l'importante per l'azienda è che voi divulghiate i pennelli. Quindi spero che questo regalo vi sia gradito, spero che il video vi sia stato utile, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!